Sicuramente tra i compiti principali di un filologo c'è quello di studiare i manoscritti che ci tramandano le opere letterarie del passato. E sicuramente tra le istituzioni al mondo che conservano più manoscritti c'è la Biblioteca Apostolica Vaticana, che ne ha circa 80.000, praticamente in tutte le lingue antiche e moderne. Nel 500, nel 1500 si andò diffondendo una leggenda secondo la quale tra i tantissimi manoscritti che c'erano già all'epoca ce n'era anche uno molto misterioso e molto segreto. Si diceva per l'appunto che si sarebbe trattato di un memoriale scritto da Lazzaro di Betania, che era stato risuscitato da Gesù, e in questo memoriale Lazzaro avrebbe raccontato quello che aveva visto nei giorni in cui era rimasto morto, appunto prima di essere risuscitato. Ci sono tracce di questa leggenda che vanno da Oriente a Occidente. A Oriente una menzione di questo manoscritto compare in un catalogo di libri che sarebbero stati in vendita a Costantinopoli, e tra questi ci sarebbe stata anche una copia pirata, diremmo noi, proprio del manoscritto di Lazzaro. E soprattutto in Occidente, uno scrittore fiorentino, Giovan Battista Gelli, racconta la storia del manoscritto all'interno di una sua opera che si chiama I Capricci del Bottaio, e dice che per l'appunto Lazzaro aveva scritto questo suo memoriale, ma non l'aveva fatto leggere a nessuno. Tuttavia, i discepoli di Gesù finalmente arrivarono a sfogliarlo dopo la seconda morte di Lazzaro e scoprirono che in questo suo libro di memorie su quello che aveva visto nell'aldilà, in realtà non c'era scritto nulla, erano tutte pagine bianche. Allora, secondo alcuni, questo voleva dire che non era lecito a Lazzaro raccontare dell'aldilà. Secondo altri invece voleva dire che nell'aldilà non c'era assolutamente nulla, ma nel dubbio da allora decisero di non diffondere la conoscenza di questo testo poi in realtà completamente in bianco, e di riservare la consultazione del manoscritto a ogni papa che via via venisse nominato, nascondendolo da tutti gli altri. Questa è la leggenda del libro di Lazzaro. Appunto, nel 500 ci fu chi tentò anche di lucrarne, di vendere presunte copie pirata. Comunque, fatto sta che nessuno è mai riuscito a rintracciarlo. C'è da dire però che la Biblioteca Vaticana sta man mano digitalizzando tutti i suoi manoscritti, un'opera insomma assolutamente benemerita. Ecco, allora chissà, magari che venendo incontro alle speranze di qualche teorico del complotto, prima o poi non venga digitalizzato anche questo misteriosissimo e leggendario libro di Lazzaro.